due grosse novità. La prima grossa novità è questo Rivarolo Canavese Music Contest, che si svolgerà nel mese di luglio, aperto al pubblico. È nato da un'idea di Obiettivo News e noi, come Proloco, e poi abbiamo subito coinvolto l'associazione Amici del Castello Malgrà, perché avevamo intenzione di farlo nel parco, questa esibizione, per sfruttare una volta quel bel posto che c'è lì, ecco, in quel senso lì. È una gara musicale tra gruppi canavesani, e avranno possibilità di iscriversi dal 2 di aprile al 31 maggio, saranno preselezionati e il venerdì 10, e da questa preselezione verranno scelti 10 gruppi. 5 si esibiranno il venerdì 10, 5 il venerdì 17, e la giornata della domenica 26 luglio ci sarà la finale con i 5 gruppi uscenti da queste due semifinali. 4 scelti dalla giuria, un quinto ripescato con le votazioni da casa tramite internet e le votazioni che saranno poi spiegate meglio nelle sere. La domenica finale abbiamo previsto anche di invitare tutte le associazioni rivarolesi che abbiano voglia di venire a presentare la loro attività in una festa, chiamiamo così, delle associazioni, che per ora ha il nome di Associazioni al Parco, dove tutte le associazioni sono libere in quel pomeriggio lì di presentare al pubblico la propria attività prima che inizi la serata. Durante tutte le tre sere sarà nostra cura anche proporre una festa della birra artigianale con prodotti gastronomici offerti dalle Proloco della zona, un po' sulla falsa riga di quello che avviene nella notte di suoni e sapori e notte dei saldi. I premi sono importanti, per esempio, perché c'è un buono da utilizzare per il gruppo vincente in un negozio specializzato musicale del valore di 500 euro. Poi saranno premiati anche, ci saranno altri due premi minori di 100 euro, anche lì in buoni, per andare a acquistare nei negozi di ambito musicale. Questo è poi nel momento in cui avremo una scaletta più definitiva, lo faremo sapere, però saremo presenti anche alla festa di San Michele, perché anche lì, proseguendo ormai una tradizione che da qualche anno c'è, abbiamo intitolato quella particolare manifestazione Gustando il paniere, nel senso che ci facciamo promotori delle eccellenze della nostra zona in ambito culinario, e quella sera lì, in collaborazione col liceo musicale, proponiamo sempre la degustazione abbinando un vino con un prodotto, un piatto da assaggiare, e per promuovere il nostro territorio. A novembre ci sarà poi la festa istituzionale nostra, il 14 e 15 novembre, e stiamo mettendo in pista un po' il programma. Tra ottobre e novembre abbiamo intenzione di riportare una rassegna teatrale in Rivarolo, che manca da qualche anno, sempre con la formula del Torniamo a Teatro, e sempre sfruttando, se possibile, la Sala Lux, perché ad oggi è l'unico teatro o simil teatro disponibile, accettabile. E a dicembre ci sarà di nuovo l'uscita della slitta di Babbo Natale, e siamo contenti di farlo. E stiamo anche predisponendo due mostre da fare qui all'interno dell'ufficio turistico, che una si chiama 30 anni di eventi in città tra novembre e dicembre, e l'altra tra ottobre e inizio novembre, che si chiama 30 anni di mercatini di Biautagambe.
dove vogliamo mettere in mostra magari le più belle locandine che ci sono state, cioè le nostre sono sempre un po' tematiche, per cui è bello sviluppare magari qualche tema e ci stiamo lavorando, ecco, in quello. Quest'anno abbiamo scelto di seguire un filone specifico per tutta la stagione dal titolo Nato Il, per cui qualsiasi evento, manifestazione, concerto, eccetera, avrà una data di nascita di riferimento. In abbinato proprio a questo contesto musicale di cui si parlava prima, ed è qui che è nata anche la collaborazione con la nostra associazione, proponiamo al Castello un'esposizione relativa al 45 giri dal titolo Buon compleanno 45 giri, perché fa 70 anni quest'anno, e quindi abbiamo deciso di creare questa esposizione proprio in contemporanea, insomma, un po' più estesa, perché il Castello aprirà il 2 di maggio fino all'11 di ottobre. L'apertura sarà la classica, le domeniche dalle 15 alle 19, salvo gruppi scolaresche piuttosto che eventi, per cui altri momenti di... Ci saranno dei concerti di musica classica, quest'anno ricordiamo Bach, Handel, Ravel per esempio, piuttosto che scrittori di fiabe per bambini, Andersen, e quindi ci sarà una giornata per i bambini, piuttosto che ancora artisti e quant'altro. Siamo inseriti come gli anni scorsi nei circuiti come dimore storiche, per cui tutte le ultime domeniche di ogni mese, da maggio fino a settembre, saremo parte di questo circuito che coinvolge tutto il Piemonte. Entreremo poi nel dettaglio sulle date più avanti, anche per non mettere troppe cose insieme.